Radio K presenta in esclusiva Appuntamento con la Medicina. Incontro settimanale con i maggiori esperti del settore per conoscere ed approfondire cure e rimedi. Appuntamento con la Medicina. Tutti i mercoledì alle 19.30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio K. Appuntamento con la Medicina. Seguici. Ti aspettiamo con un like. Quello dell'appuntamento con la medicina ogni mercoledì alle 19.30 sono in diretta online con questa nuova rubrica dell'appuntamento con la medicina. Ma oggi voglio parlare un pochettino della mia terra, quindi un pochettino dell'ambiente proprio, no? Quello che è più ambientale, più animale, dove ci parleremo proprio oggi con una persona molto conosciuta, ma comunque chi ha avuto modo di vederla sa dove trovarla, beve la presento. Parlo proprio con Simona. Simona è responsabile del CRAS, quindi Centro Recupero Animali Selvatici, a quale io cedo subito la parola, perché anche il tempo è tardi. Eccolo qua. Eccola qua la nostra Simona. Buonasera Simona. Ciao Davide, ciao a tutti quanti. Allora, io volevo fortemente la tua presenza proprio in questo appuntamento, quello della medicina. Non sicuramente i nostri veterinari non te ne voglieranno sicuramente male, perché diciamo nessuno dei veterinari voleva parlare. Ho detto, vabbè, ma io di animali devo pur parlare, no? Quindi quale meglio del nostro museo, della nostra struttura abbinata anche al nostro CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici della provincia di Lecce. Sappiamo benissimo che prima era un osservatorio, poi con l'abolizione delle province questo centro purtroppo non esiste più il cosiddetto osservatorio provinciale, ma bensì si chiama di CRAS. Quindi innanzitutto, cos'è questo Centro Recupero Animali Selvatici, questo CRAS? Quali sono le vostre mission, dove ha sede? Ok, allora, i centri di recupero fauna selvatica sono dei centri per l'accoglienza appunto degli animali, della fauna locale, trovata in difficoltà sul territorio e riportata ovviamente nel centro di recupero più vicino. In genere sono provinciali o regionali, cioè ce n'è almeno uno per regione e, ove possibile, anche uno per provincia. E il nostro è quello che raccoglie tutta la fauna che arriva dalla provincia di Lecce. Ok, quindi diciamo l'obiettivo principale è il recupero del loro habitat, quindi renderlo poi nell'habitat naturale, quindi se sono feriti vengono da voi, vi curate, no? E poi giustamente li rimettete di nuovo nel loro habitat naturale. Quello può essere... Sì, sì, certo Davide, perché mentre per gli animali domestici c'è comunque un proprietario o nel caso di randaggi, associazioni o comune che si... prende cura di questi animali. Per quanto riguarda la fauna selvatica, gli animali selvatici sono proprietà indisponibile dello Stato, per cui non c'è un proprietario fisico ed è lo Stato a prendersi l'onere della sua cura e della rimessa in assoluta libertà, quando è possibile. Se non è possibile, questi animali ovviamente o non ce la fanno a sopravvivere per le ferite riportate, oppure restano ospiti fissi nei centri in cui è possibile dargli una vita dignitosa, considerando comunque che non puoi tenere un animale selvatico in una gabbietta a casa, deve comunque avere i suoi spazi e potersi gestire il suo istinto selvatico. Giustamente in questo periodo di pandemia, no, sappiamo che c'è stato un attimino di fermo, perché comunque la zona rossa ha fermato un po' tutto, no? Quindi, però voi nel vostro diciamo lavoro avete registrato dei miglioramenti riguardante il problema proprio di questi animali feriti o interventi vari? Cioè, a livello di numeri siamo ancora in un, come dire, in rialzo, oppure si sta abbassando questa quota di animali feriti? Dovuti, sappiamo Simona perché vengono feriti gli animali, un po' per effetto di bracconaggio, un po' per effetto anche di fra di loro stessi o altri motivi anche meteo, sono feriti, no? Quindi diciamo c'è un miglioramento a livello di numeri. Il miglioramento dovrebbe essere meno ricoveri, invece in realtà
nel 2020 abbiamo registrato 300 animali ricoverati in più. E proprio nel periodo in cui c'è stata la quarantena, il lockdown, gli animali hanno, era un periodo primaverile, no? Gli animali si stavano riproducendo e può succedere ai piccolini di cadere dal nido, oppure ai cuccioletti di perdersi con la mamma, si allontanano troppo dal nido o dalla tana. E nel periodo del lockdown c'è stato un boom di ritrovamenti, la gente che faceva una passeggiata in campagna, una corsetta o una passeggiata comunque in completa completo proprio relax con la natura, ha avuto un occhio di riguardo in più forse rispetto agli animali che incontrava, e molti, molti animali sono stati ricoverati proprio in quel periodo. Per cui direi che abbiamo lavorato molto di più con il lockdown che prima. E anche quest'anno stiamo andando sulla stessa tendenza, anche perché per fortuna non c'è più troppa indifferenza, no? Rispetto alla natura e agli animali. Tu dicevi, sappiamo perché sono ricoverati gli animali. Ecco, io dico sempre, il 99,9% delle cause di ricovero di animali è imputabile all'uomo, direttamente o indirettamente. Per il bracconaggio che dicevi te, ma anche incidenti d'auto, cattive pratiche come mettere veleni con la topi o prendere animali senza prima considerare se i genitori sono lì vicino o no, perché i genitori non vivono costantemente con i piccoli, si allontanano, o comunque può succedere che anche i piccoli si allontanino e quindi si perdano. E quindi sono tutti motivi per cui questi animali in qualche modo arrivano da noi. Il fatto che la gente ci faccia più caso, il fatto che sia più sensibile al non passare e dire vabbè, qualcun altro se ne occuperà, oppure è la natura, si è perso, sta predato fatti suoi, è un, secondo noi, un buon segno, cioè il segno che la gente sta avendo un po' più di riguardo anche rispetto ad altre specie che non sia soltanto quella umana. Ma ci sono progetti, situazioni varie che proprio il CRAS assieme a tutto il Museo di Storia Naturale di Calimera ha realizzato o intende ancora realizzare? Perché io posso dire, sono un po' di parte, perché io comunque del museo, voglio dire, diciamo che ci sono stato e mi piacerebbe ancora continuare a stare, perché sei una bella famiglia e l'amore è portato. Sappiamo la magnifica mostra dei dinosauri che avete portato negli anni scorsi, è stato veramente un exploit di visitatori, quindi Calimera, come ho sempre detto, ha lavorato, e in particolare anche diciamo gli operatori che ci operano all'interno, sia per Calimera che per i calimeresi. Quindi c'è una differenza fra nel dire Simona per Calimera e per i calimeresi. Dicono perché dici Calimera e non dici direttamente i calimeresi? Dico così perché Calimera, diciamo, devono venire per Calimera, cioè devono, una volta pubblicizzato quell'evento, venivano tutti a Calimera, e quindi si lavorava per Calimera, come dire, sempre al centro, no, della situazione. E poi per i calimeresi, perché avere una struttura del genere, per i calimeresi, come ho sempre detto, in qualsiasi situazione, ho parlato di museo, è un fiore all'occhiello, avere un museo, avere delle persone qualificate che comunque ci mettono del loro impegno, una professione, quindi è qualcosa veramente di lungimirante. Ma avete in particolare qualche progetto altro? Sappiamo, visto che ho mandato il messaggio a Piero, che lo saluto, noi avete per vanta, per eccezione, per eccellenza, il centro di recupero delle tartarughe. Piero è impegnato quotidianamente a queste tartarughe, che sono degli animali, cioè io li chiamo indifesi, perché una volta catturata una tartaruga si spiaggia e poi non stanno alla fine, no? Oppure addirittura le uova. C'è stato un bel servizio, e poi ti lascio la parola, Simona. Fatto proprio sulla Rai, di quegli uovi, no? Dell'uovo di tartaruga che non si aspettava l'ora che da questo uovo uscisse l'altra tartaruga. C'è proprio una cosa bellissima, dove non eravamo ancora in zona rossa, ma a San Cataldo avevano addirittura staccionato e messo proprio con dei legnetti dove era posizionata l'uovo. Cioè è qualcosa di fantastico. Poi Piero, sappiamo, è un mago di queste cose, lo sa fare. Lo sa fare molto bene anche.
Spero che infatti abbia modo in futuro di avere un'occasione di parlare con te del suo centro, però sì, quella è un'altra eccellenza, ma l'eccellenza è, come dicevi te, è il Museo di Storia Naturale del Salento, che a Primera, e ospita questi centri recupero. Il centro recupero di cui sono responsabile e che si occupa di uccelli mammiferi è quello di cui invece è direttore Piero, che è il centro recupero d'Astatiche Marine. Ed è sì, è un'eccellenza perché praticamente ha ormai contatti non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, e i progetti attualmente, quelli del Centro Recupero Castelrughe Marine, dovrebbe parlarsene lui, ma c'è in Ma ballo spieghiamolo, spieghiamolo sommariamente, Simona, tanto poi con Piero avremo modo comunque di fare proprio un servizio sulle tartarughe, quindi andrei, verrò appena si sbloccherà un attimino questa zona rossa rafforzata, verrò lì e farò proprio un servizio sulle tartarughe, però accenniamolo a sommi linea, Simona, ciò che No, di quello di cui si occupa ovviamente del recupero degli animali, come dicevi te, spiaggiati, ma anche del monitoraggio delle nidificazioni e dei nidi una volta scoperti, perché purtroppo i nidi, una volta che la femmina ha deposto, la tartaruga femmina ha deposto, il nido praticamente è completamente coperto dalla sabbia. E trattandosi della stagione estiva inoltrata, cioè da giugno, luglio fino a ottobre, fino a settembre, ottobre, quando cominciano le schiuse, sono nidi lasciati in balia di tutti gli spiaggianti, quindi i bambini che giocano, i cani che scavano, gli ombrelloni piantati nella sabbia. Ovviamente questo comporta una presenza H24 sul nido, per cui è un lavoro che coinvolge Piero, ma anche tutti i Sea Watcher che lui ha come angeli, avuto la possibilità di avere attorno a lui per poter monitorare tutta questa situazione. Però ti ripeto, questa è una cosa che un giorno, spero presto, lui avrà modo di parlartene direttamente. Un'altra domanda, perché poi il Museo di Calimera non è che si occupa solamente di recupero, ma si tratta anche di promozione, no? E sappiamo benissimo, no, le vacanze estive, primavera, no? Ed animali domestici. C'è per tutti questi abbandoni, c'è molto abbandono ancora come dire, degli animali domestici. Consigli. Mi devi dare un consiglio come la vedi per quanto riguarda il nostro, come dire, animale, quindi l'abbandono, la lotta all'abbandono, e poi i consigli per viaggiare insieme ai propri amici, no? Animali, perché chiunque viaggia porta sempre un cagnolino, no? Cioè c'è questo forte amore, lo vedo, specie in questo momento, di uscire con il cane, però poi esistono ancora gente che lo abbandona nel mio territorio, quindi. Non ne voglio fare nomi perché non ne voglio fare nomi, perché non le so, però sono sicuro che la lotta all'abbandono bisogna continuare a farla, Simo, non sbaglio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non è il mio campo ovviamente quello degli animali domestici, però è una cosa che riguarda tutti quanti, perché un animale abbandonato è oltre che eticamente aberrante, è anche un pericolo per l'animale che viene abbandonato, per la persona che potrebbe cadere, no? Incidentarsi e finire male, ma per le spese che comporta il comune, il canile, tutto quello che poi comporta l'abbandono di un animale. Quello che diciamo sempre, trattando animali selvatici, è molti animali selvatici possono essere acquistati se provenienti dalla cattività, no? Ed è una cosa che noi sconsigliamo. Sempre, sempre. Ogni animale ha le sue esigenze. Comprare un animale è già di per sé sbagliato. Nel momento in cui comunque si sceglie di far entrare gratuitamente o acquistandolo un animale nella propria vita, si sta facendo una scelta molto importante, si sta facendo entrare. Io dico sempre, Simona, non è il avere semplicemente l'animale domestico, perché ogni animale ha le sue abitudini, no? Tu vedi il gatto, io ho il gatto qua sulla stampante che mi fa compagnia. Cioè, il Sì, gatto ma può essere un pulce rosso, una tartaruga, un è il tempo che si dedica pappagallo. all'animale. È il tempo, io ho sempre detto anche al mio figlio, sì, papà te lo può pure prendere un cane, te lo prende, ma quanto tempo possiamo dedicarci noi al cane?
Cioè, bisogna capire questo, perché il cane poi soffre, il cane, il gatto va per il gatto, è un tipo di animale che comunque dove va attecchisce territorio, dico io, no? Quindi sta sul territorio, lo difende, come la stessa cosa anche il cane, però il cane è visto più dalla parte dell'uomo, quindi diciamo, bisogna capire quanto tempo si dedica all'animale, Simona. Quello è l'elemento essenziale. Il problema è il avere il tempo. Se uno non ha tempo per te, è inutile da appendersi un altro impegno, perché non ce l'ha. Quindi è inutile. Certo. Però nel momento in cui questa scelta si è fatta e l'animale entra a far parte della propria vita, tu dicevi, no? Come si fa a fare in modo di averlo, non averlo, viaggiare, avere a che fare con lui anche nei momenti in cui ci si deve spostare? E sono decisioni che vanno prese a priori, sapendo che tipo di vita si fa e sapendo anche che se un giorno ci si dovesse spostare, bisogna anche tenere presente che questo animale o viene con noi o gli si deve dare la possibilità di essere gestito poi da qualcun altro. Per fortuna ci sono tante strutture recettive che ormai danno la possibilità gratuitamente o con un piccolissimo supplemento, a volte veramente anche di 5-10 euro, di poter portare in strutture alberghiere, B&B, case vacanze, il proprio animale domestico di compagnia o d'affezione che sia. Però vedo ancora poca partecipazione da parte invece dei comuni. Io vado in vacanza e ho l'albergo che mi accetta il cane, poi però il cane in spiaggia non c'è da accettare. E quindi sì. Il cane in albergo tutto il giorno, e quando sono questo da fare. Sì. Oppure il cane può viaggiare in autobus o in treno, ma in un trasportino. I trasportini sono così. Gabbie. Io nel trasportino il cane non ce lo posso mettere. E quindi il cane paga il biglietto che è il 60% del biglietto della persona che sta partendo. Cioè sono ancora dei piccoli. Beh, diciamo che la politica dovrebbe, diciamo Simona, che la politica dovrebbe un attimino spingere qualcosa in più. Io ho sempre detto, non si è mai visto nella storia della Repubblica, forse si è visto una sola volta, un ministero alla salvaguardia degli animali. Cioè c'è stato solamente un ministro, qualche, diciamo, se non sbaglio, 2004-2008, viceversa, non mi ricordo, 2008-2016, non mi ricordo, dove la Brambilla era lei l'amante, diciamo, degli animali, e quindi era stato, non perché voglio mettere di parte, però, diciamo, l'aspetto animale è stato inglobato in quel Ministero della Salute, che secondo me non è un ministero che potrebbe essere inglobato in altri, perché magari il problema della salute sì, comprende anche l'animale, però sotto l'aspetto sanitario potrebbe essere uguale, ma non è del tutto uguale, quindi bisogna iniziare a differenziare anche i ministeri. Quindi preferisco avere un ministro senza portafoglio e dedicare un po' di più a quello che è la cultura animale, cioè essere un animalista vero. Questo non è perché voglio cadere in polemica, però comunque si è visto come non si è mai creato un ministero allo sport. C'è le politiche giovanili, forse nella precedente legislatura si era inserito il ministero allo sport, però poi si è visto. Cioè, bisogna un attimino capire che l'animale ha bisogno delle sue regole, punto. Cioè, bisogna regolamentare quel mondo, perché attualmente, secondo me, non è ben regolamentato. Cioè, ci sono le regole, ma devono essere ben applicate da chi di competenza. Un'altra domanda: come ben sappiamo, lì c'è di tutto in quel museo, quindi dall'astrolabio dal rettilario, dove ho visto l'inaugurazione, posso dire che c'ho anche io un pochettino lavoricchiato, ma c'è via di scuola, tante situazioni lì dentro. Ma partiamo da un presupposto: ma il Museo di Storia Naturale del Salento di Calimera ha qualche introito, ha qualche, come dire, aiuto da qualche amministrazione, da qualche ente che potrebbe, come dire, anche lo stesso CRAS ha qualche, come dire, qualche aiuto economico? Perché comunque Simona, sappiamo benissimo, gestire una struttura del genere a livello di costi
e assai, quindi c'è tanto da, le spese sono veramente tante. Sì, è vero. Di base ci sono delle convenzioni, il Museo di Storia Naturale del Salento è un museo civico e quindi è il Comune di Calimera e ha un museo, una convenzione con il Comune di Calimera che non abbiamo nessun problema con il Comune. Per quanto riguarda il Centro di Recupero Fauna Selvatica, invece con la tutela delle province sì, abbiamo avuto, come ben sai, di circa 3 anni di vuoto cognitivo, cioè non abbiamo avuto nessunissima sovvenzione, poi però la regione ci ha riconosciuto come centro accoglienza fauna e quindi siamo un centro regionale a tutti gli effetti con una convenzione regionale pagata. A tutto questo ovviamente si aggiungeva il fatto che le convenzioni aiutano, non sostengono al 100% una struttura. È chiaro. Però, si aggiungevano le scuole, le liste guidate, la mostra di dinosauri che dicevi, tutti gli indotti, tutte le feste, tutti gli eventi che... Diciamo, gli eventi collaterali che si chiamano all'interno della... Potevamo organizzare prima del Covid. Dall'avvento del Covid ovviamente le strutture visitabili non sono più visitabili, gli eventi non si possono più organizzare, le scuole non possono più venire e quindi è venuta a mancare una larga fetta degli introiti che permetteva alla struttura di andare avanti al 100%, per cui adesso stiamo andando avanti con un po' di difficoltà. Però c'è comunque sempre il modo di aiutare il museo, anche il museo e i centri di recupero fauna, tartarughe marine, uccelli e mammiferi. Proprio su questo Simona voglio un attimino fare, come dire, lanciare un appello, no? Quello che comunque un po' tutti voi dite, no? Se avete un pane in più venite, portatemelo, sì. Portatelo al museo e troviamo il modo come fare. Io ho suggerito e suggerisco, tra parentesi, visto che l'entrata al museo comunque non è accessibile, Simona, non è accessibile, io direi di mettere all'esterno del museo, che io oggi sono passato e ho visto, una bacinella, un qualcosa da poter chiusa, chiaramente, dove comunque le persone possono venire lì e depositare il loro, diciamo, no? Perché è peccato, perché adesso si ha la paura di avvicinarsi, perché se sto uscendo mi prendono e non tanto che devo andare a fare là, lo prendono gli altri. Allora io suggerisco di mettere un qualcosa anche di amovibile, magari anche attaccato davanti al cancello, dove le persone possono andare lì, ripeto Simona, a mettere quel po' che la persona può dare, no? Tipo pane, tipo tutto quello che potrebbe, no? Fare bene all'animale, quindi dal mangiare non so poi cosa serve, di solito io do sempre pane, quindi è un consiglio che do, perché non c'è questa cosa, Simone, non sbaglio. No, in realtà Davide, ovviamente durante le ore di chiusura del museo magari non c'è questa possibilità, però quando parliamo di centro di recupero, il museo purtroppo è chiuso. Però i centri di recupero sono aperti, per cui il cancello al mattino è socchiuso per permettere l'ingresso delle persone che portano. Sì, però sostanzialmente Simona questa cosa non si può fare. All'interno del cancello c'è un casettino dove la gente, come dicevi te, posa di pane, di verdure, che ha in casa, sì. Messe su questo casettino, perché sai, a terra o di notte gli animali potrebbero fare un po' di casino, gli uccelli che vanno a bucare le buste, sì, si sporcherebbe, si farebbe un po', poi ci griderebbero un po', no? I nostri giustamente. Invece abbiamo dato la possibilità di poggiare su questo casettino, oppure di contattarci telefonicamente se si tratta di consegnare qualcosa di più, perché non siano scarti buste di cibo, croccantini omogenizzati, quello che insomma in genere chiediamo nelle raccolte fondi di cibo, ma chi vuole può anche contribuire con il classico 5 per 1000 o con donazioni sulle nostre PayPal oppure sui nostri conti correnti. È un modo comunque di permettere ai centri di andare avanti e di continuare a fare il loro lavoro, che comunque noi
abbiamo continuato a fare anche quando eravamo completamente senza risorse. Abbiamo sempre stretto, come sai bene, stretto i denti. Lo so benissimo, sono le campagne fatte per che comunque una di queste campagne ce l'ho anch'io in mezzo, quindi il Museo di Calimera non deve va chiudere e non ha chiuso, quindi questo ci deve fare, parlo da caliverese, e ci deve fare onore, perché comunque ripeto, avere una struttura del genere in una cittadina di 7500 abitanti sinceramente per me è un fiore all'occhiello, e ripeto, scusatemi di essere monotono e a volte anche banale, però purtroppo si sono visti dei momenti bui. Il museo di Calimera stava veramente per chiudere, perché lo sappiamo benissimo, magari io e Simona lo possiamo dire, ma si viaggiava veramente male, ma male, male, male. E sinceramente vedere quella storia chiudersi dopo tanti anni di sacrifici era un peccato. Però comunque siamo riusciti e sono riusciti, dico anche, sia la vecchia che la nuova amministrazione, con delle convenzioni, con del fotovoltaico che io attendo ancora la realizzazione. Quindi vediamo un attimino a che punto è quella situazione, Simona. Oggi l'avete già montato il fotovoltaico? No, il fotovoltaico è stato montato. E... quindi non anche il museo vende energia adesso. Quindi è no, tanto... Non so visto se è partito, ma sì, credo che sia anche partito. Sinceramente non sono dentro a questa cosa, perché sono questioni museali. Io sono chiusa nella mia infermeria con i miei animaletti e non mi occupo di queste cose. Però sì, è importante che il fotovoltaico c'è ed esiste, e questo già è un'altra battaglia che comunque ammortizza anche i costi, perché sinceramente andare a pagare tanto di corrente, Simona, capisci? Sì, certo, sì, era una spesa enorme, ovviamente sottratta alla convenzione che avevamo, che ci toglieva circa il 50%. Sì, della convenzione. Però anche perché Simona lo sai benissimo, c'è veramente tanto, no? Quando si parla di museo, di quando si parla di centro recuperi, l'acqua che diciamo, ma anche la stessa luce, alcuni animali hanno bisogno proprio della luce per riprendersi, o sbaglio? Sì, ma il caldo, no? Animali che hanno di costante umidità e costante temperatura tutto l'anno comporta l'utilizzo costante di convettori, condizionatori, umidificatori, dove invece serve che ci sia un certo grado di umidità. E tutto, ogni animale ha le sue necessità, e il nostro compito è di tenerli a regime, di tenerli nel miglior modo possibile. Per cui sì, le spese sono tantissime, in termini proprio di corrente, ma anche di tutto il resto. Ma chi ha avuto anche semplicemente a che fare con la semplice economia domestica può fare due calcoli e capire che è una struttura di 2.400 metri quadri che ospita oltre le due per quanto riguarda noi, più gli altri animali. Scusami un secondo, ti facevo proprio la domanda, è proprio questa. Attualmente il Museo di Storia Naturale, quindi assieme, diciamo, più che museo, il CRAS, no? Quanti animali attualmente avete lì in centro? Quanti il numero? E che interventi state svolgendo in questo momento? Che animali abbiamo? Perché proprio l'altro giorno, no, è arrivata una civetta portata da Strutà, quindi una civetta portata da Strutà, dove i carabinieri di Calimera, veramente la serenissima dell'arma dei carabinieri di Calimera, si è buttata lì per prendere proprio questo animale che era lì in pericolo. E io veramente dono anche qualcosa, perché loro sono veramente bravi in tutto, quindi tanto di cappello anche a chi ha fatto quel gesto eroico, ma come le civetta, come Barbagianni, come i gufi reali, ma in un bosco si sa quanti animali possono incappare situazioni di un certo rilievo, no Simona? Beh sì, certo. Anche perché, come dicevamo prima, oltre agli animali di transito, quelli che vengono curati e poi liberati, e quindi sono gli animali stagionali,
ci sono gli ospiti fissi, che sono quelli che dicevamo prima, quelli che non sono guariti, quelli che diversamente abili, irrecuperabili, che restano con noi. Poi ci sono gli esotici, poi ci sono quelli affidati, poi ci sono quelli sequestrati e affidati a noi dalle forze dell'ordine. E sono, non saprei quantificarteli, ma superano di gran lunga i 500 esemplari, quelli fissi. Più, Ah, ti perché dicevo, voi quelli siete che... anche, diciamo, anche, io la chiamo deposito di sequestro di animali, perché comunque lì le persone che sono sequestrate vanno lì, li depositano lì, in questo centro. A volte sono i vari cittadini che affidano a noi non potendoli più tenere, ma a volte sì, a volte sono le autorità giudiziarie che per Quindi degli diciamo c'è anche illeciti una sorta di vengono a legame. trattare. Quindi c'è una sorta di legame, Simona, fra le autorità giudiziarie e il museo di Calimera, quindi, scusami, il CRAS di Calimera. Centri di recupero vale, certo, perché quando un'autorità giudiziaria ha bisogno di sequestrare un animale, poi deve trovargli un'adeguata sistemazione. E in base alle necessità dell'animale e a quello che offre una struttura, i giudici, i magistrati decidono di affidarli a un centro o ad un altro. Ci sono centri specializzati per fauna pericolosa, per esempio, no? Come devo dire, per questo fatano che può prendere anche tigri, leoni, cosa che invece noi non vogliamo, non abbiamo questa possibilità, non sarebbe il caso. Però, ecco, per esempio, noi abbiamo. A te il coraggio non manca di venderti un Non leone, si tratta di coraggio, Davide, si tratta di spazi. eh? Non scegliere. Per ospitare un leone e una tigre, devi avere degli spazi dedicati a loro, personale dedicato a loro, e le spese sono decisamente maggiori, per cui è il caso che lo facciano strutture molto, molto più grandi della nostra. Simone, in questo periodo, e siamo quasi alla fine della nostra intervista, in questo periodo si parla, no, di intervento, di interventi di questi animali, quindi non sappiamo ipoteticamente quanti interventi nel periodo, diciamo, tra gennaio-marzo, quanti più o meno interventi avete realizzato e quanti avete messo in dimora, diciamo, di animali più o meno. Ipoteticamente, mi sai dare un bilancio in merito agli interventi fatti e agli interventi Certo, ricevuti? all'inizio dell'anno diciamo che è il periodo più tranquillo. Gennaio, febbraio e i primi di marzo sono un Perché questa periodo. cosa, Simona? Perché l'ho letta proprio oggi questa. La domanda è mirata proprio a questo. Perché? C'è qualcosa di particolare? No, no, semplicemente i ricoveri in un centro di recupero sono scansionati, sono dovuti alle stagioni. Cioè, Ok. praticamente in base alle stagioni. Ci sono dei ricoveri, ok? Allora, è appena finita, appena, diciamo che dovrebbe finire il 31 gennaio, poi la prorogano sempre intorno al 10-12 febbraio, la stagione venatoria, c'è cioè la stagione della caccia. Per cui, finita quella stagione, c'è un periodo di quiete, ancora è inverno, ancora non è arrivato, non è esplosa la primavera, quindi gli animali si stanno preparando alla stagione degli accoppiamenti e delle riproduzioni, c'è cioè quindi questa stasi. Da adesso in poi però gli animali cominciano, cioè ormai il caldo è arrivato, la primavera in realtà da noi c'è sempre stato, diciamo che abbiamo visto con un finto inverno, da questo momento in poi gli animali sono in piena riproduzione, per cui adesso cominceranno ad arrivare tutti i piccoli che dicevamo prima che cadono dagli alberi, si perdono oppure vengono rapiti dalle persone che sono convinti che i genitori non ci siano oppure che attraversando la strada vengono investiti perché sono le loro prime esperienze. Per cui da questo momento in poi ci sarà il boom. Ad oggi i ricoveri sono, oggi abbiamo registrato il 126esimo animale, piuttosto tranquillo come periodo. Dopodiché, perché stiamo parlando, siamo al terzo mese dell'anno, quindi stiamo parlando di più o meno un 40 animali al mese. Da questo momento in poi però cominceremo ad avere anche 15-20 ricoveri al giorno. Per cui da adesso ad agosto ci sarà proprio l'esplosione, cioè arriveremo ad agosto che faremo Io, tanto. se lo permetti, volevo, Simona, passando questa zona, diciamo rossa, perché comunque dopo il 6 aprile, vediamo un attimino. Se dovesse arrivare qualcosa, fammelo sapere, perché vorrei proprio
registrare il momento dell'arrivo lì al museo, perché forse bisogna iniziare a lavorare sulla coscienza anche dello stesso braccone, dico io, no? Perché quando poi si vede, come se tu vai a uccidere un bambino, non cambia niente. E vorrei riprendere la scena mentre viene portato lì, cioè, perché forse suscita anche un pochettino anche di rancore di chi commette il fatto. Perché non ne parlano, ma non perché voglio censurare o mi dicono non puoi mandare in onda certe cose. Chiaramente io non devo andare a farvi vedere l'animale mentre no, però chiaramente quando si arriva in una struttura del genere, chiaramente diamo importanza anche al luogo in cui è portato, quindi in questo momento il CRAS di Calimera, che io mi piacerebbe veramente tanto iniziare a operare, perché fare gli animali secondo me sono la cosa più bella, Simone, l'ho detto fino adesso, però purtroppo io avendo un gatto l'ho sempre detto anche in alcune dirette, lui quando sto qua io qui dentro deve venire di fianco a me, deve mettersi al mio fianco, deve mettersi deve stare fronte a me, ed è un gatto, immagina se avevo un cane. Il gatto magari è qualcosa, come ho detto prima, anche di più, no, tranquillo, però il gatto parla. Io facevo proprio questo riferimento, Simona, non, cioè, quando lui vuole qualcosa miagola in modo differente, gli ho detto c'è un miagolio più lungo, cioè, è qualcosa di molto molto più imponente, diciamo, nel loro carattere, anche perché anche gli animali hanno il proprio carattere, chiaro. Questo me lo insegni, Simona. Poi un'altra cosa, in quest'ultimo momento, visto che tu sei comunque una responsabile CRAS, io ti faccio, perché qua c'è da parlare, io voglio che qui un attimino ci fissiamo la nostra ultima domanda per far capire un pochettino. Si parla di questa grande pantera, ci sono i lupi nel Salento. Siccome tu sei una di quelle che comunque di questa materia la mastichi, no? Allora, io ti ho detto, ti faccio proprio questa domanda, visto che Simona, lei che gestisce la fauna di grossa taglia, quella, diciamo, quella pericolosa, diciamo, quella un po' quella pericolosa, tipo le pantere, i lupi. In Salento sappiamo benissimo che ci sono stati lupi, i cosiddetti lupetti appenninici, ma proprio anche quelli da film hanno catturato, e poi anche questa cosiddetta pantera nera che dicono di aver avvistato vicino Modugno, da quelle parti nel Barese. La domanda è questa, Simona, siccome me l'hanno fatta anche in web, no? Ho detto, vabbè, ve lo dirà una persona che ci lavora, no? Sa cosa, se un individuo qualunque se la dovesse trovare davanti, no? O una pantera o un lupo, come si deve fare? Ci sono dei trucchi e dei rimedi? Come si deve comportare? Perché c'è una prima cosa, è scappare. Alt. Non mi sembra che bisogna scappare, no? Se lo trovi davanti. No, allora, una cosa per volta. Io, ovviamente, come dicevo prima, noi non ci occupiamo di fauna pericolosa. Gli animali che ci sono qui nel Salento da noi, parlando di mammiferi, in termini di mammiferi, abbiamo sì, veramente pochissimi. Gli animali più grossi sono il casco e la volpe, stiamo parlando proprio di... Sì, però Simona, perché ci sono? Sì, arrivo alla tua domanda. Tu giustamente però dici, stanno arrivando, o comunque la pantera è stata segnalata, la pantera è stata un caso sporadico, infatti se ne è parlato per qualche giorno, ma è morta lì, anche perché era una pantera probabilmente scappata a qualcuno che la teneva illecitamente, legalmente montata. È comunque un animale che si muove di notte, è nel periodo del lockdown, di notte, perché insomma nessuno di noi andava in giro, ma sono animali che si va a cercare anche sul web, cioè si vede che quando si avvicinano, in genere tendono, dopo cacciando di notte, a cacciare animali domestici oppure bestiame, insomma, cioè cani, gatti, randaggi o bestiame che purtroppo teniamo all'aperto, non c'è poco da fare. E la stessa cosa però riguarda anche il lupo. Nella letteratura non ci sono attacchi del lupo all'uomo, semmai il contrario, Davide. Cioè, è veramente difficile incontrare un lupo, ma se potreste incontrare. Sì, lo so. Assolutamente gli affari nostri, cioè, né si cerca di avvicinarlo, né si comincia a correre, semplicemente l'indifferenza, anche perché sono animali schivi che per istinto sanno benissimo che è meglio non avvicinarsi all'uomo e non hanno nessun interesse a cacciarci, cioè, predano
di notte in branco, ma anche in solitaria, purtroppo i segnalati di loro per allargare il loro areale si allontana dal branco proprio per cercare un suo spazio. Può succedere di trovare quindi anche animali solitari, ma non attaccano l'uomo. Semplicemente bisogna evitare di avere contatti, cioè evitare di far capire a loro che l'uomo è una figura a cui fare affidamento, quindi mettere cibo o. Diciamo sì, diciamo quindi però di non essere, diciamo, come dire, motivo di gioco, no? No, No, assolutamente. perché l'ubetto era stato catturato, no? Stava giocando, mai giocare con un lupo, mai. Cioè, questo lo hanno detto sempre, l'hanno sempre detto anche i libri, no? Cioè, lo scappare vertiginosamente verso una via di fuga lo può fare si può fare in un film, Ci stiamo e parlando. manco. Raggiungono Ma velocità che noi neanche ci sogniamo, quindi se ci raggiungerebbero. è per questo, diciamo, anche perché loro alla fine, no, Simona, hanno, come dire, la velocità, che è un altro motivo, no? Un Gli scatti che altro sono. loro punto forte è proprio la velocità. Esatto, Tu esatto. vedi la Più che pantera, altro, vai, ma Simona, scusami. io Davide, più che preoccuparmi della pantera o del lupo, mi preoccuperei più dei cinghiali. Se ti trovi davanti non un branco di cinghiali, ma anche un solo cinghiale che magari ha dei piccoli da difendere, quelli sì che è pericoloso. No, e Quelli alza. sì che Questi, bisogna avere. diciamo, sono particolarmente diffusi anche i cinghiali, quindi, ma anche lì c'è l'effetto braccone che è micidiale, cioè la lotta, i cacciatori di cinghiali, quanti se ne sentono che sono stati, come dire, no, feriti oppure addirittura morti perché stavano catturando un cinghiale. Cioè, io lo dico, c'erano dei cinghiali, li ho visti, e ti posso dire, l'estate prima del lockdown, prima della riapertura, mi recavo a mare e li ho visti sull'acquarica, diciamo, per andare a Specchia, sulla via dove c'è quel c'erano cioè, il Sì. bello è perché tu non li vedi, cioè tu con la macchina loro passano talmente veloci che non te ne rendi conto manco che sono passati, perché comunque alla fine, Simona, sono, è vero, sì, sono animali di grossa taglia, diciamo io, no? Però poi diciamo che su questa storia della pantera, mo non possono vedere magari un, come dire, un cane che magari sia poco più alto. No, quella è la pantera. La pantera non si vede. La pantera tu la vedrai di notte, se la vedi. Io questo ho detto, Simone, correggimi se sbaglio, no? Cioè, è inammissibile che si veda una pantera in pieno giorno. Eh sì, infatti sono state anche molte foto, immagini di cani, tipo cani corso, quei cani un po' più massicci, così come dice, hanno cercato di farli passare, o qualcuno ci ha creduto davvero che potesse essere. No, è stata passata la notizia, difatti subito sono andato a zoomare l'immagine, l'ho schiarita e si vedeva proprio che era un cane. Difatti subito hanno fatto la smentita, ma anche loro stessi, dicendo per gioco, l'hanno presa perché in lontananza giustamente sembrava una pantera, no? Perché comunque loro hanno questo aspetto, diciamo, I molossi, i cani di molossi che morso, hanno appunto bravo, anche ma il questa corpo, struttura, sì, ma il potrebbero da corpo. lontano dare l'idea. Ma del corso non è che c'ha niente a che fare, cioè, voglio dire, il cane corso non è che si assomiglia molto alla pantera, voglio dire, non è che ci sia molto da fare molta distinzione fra la pantera e il cane corso, l'altezza è sempre quella, eh. Diciamo che il cane corso però è più massiccio. Io ti ringrazio, Simona, per questa conversazione che abbiamo comunque tenuto, perché ci tenevo, perché promuovere il territorio è uno dei tanti obiettivi del blog. Il mio blog è diventato OK, quindi ringrazio tutti quanti gli amici che mi hanno ascoltato la bella Simona. Ogni tanto vi devo lusingare, no? Ogni tanto bisogna lusingarti, se no tu non fai il Sei bene a troppo tutti. buono, grazie Davide. No, e diciamo perché comunque alla fine bisogna iniziare veramente a promuovere il territorio. Se si promuove il territorio con la giusta, io dico, perspicace, la giusta, come definizione, qualcosa ne esce, perché le persone devono, io dico, le persone adesso gli dobbiamo imboccare ciò che devono fare, altrimenti ricommettono e ricommetteranno sempre gli stessi errori. E non bisogna cadere in questo errore. Cadere negli stessi errori molto spesso è motivo anche
di polemica sterile e inutile, dico io. Però purtroppo la società questo sta dicendo in questo periodo. Un'altra domanda: nel periodo di Covid, quindi, c'è sempre il museo, è sempre aperto anche? Non l'abbiamo detto questa cosa, che è molto importante. I centri recupero sono aperti, assolutamente sì, perché funzionano come un ospedale, quindi sono aperti tutti i giorni, anche festivi, dalle 9.30 alle 12.30, e negli orari di chiusura comunque ai nostri numeri, il numero del centro recupero uccelli e mammiferi è il mio 320-6586561, e invece per quanto riguarda il CRTM, il centro recupero tartarughe marine, il numero di Piero Caplino, 320-6586551, reperibili ovviamente negli orari normali. Io Simona, inutile che te lo sto a ridire, ma lo dico pubblicamente, da parte mia c'è tutta la volontà di collaborare gratuitamente anche con voi, perché gratuitamente si fanno le cose, questa cosa è l'unica cosa essenziale che dico, io quello che faccio lo faccio gratuitamente. Vorrei poi, chiaramente, aspettiamo dopo Pasqua, venire lì e fare proprio un servizio, parlare con Piero del CTRM, Centro di Recupero Tartarughe Marine, e con il CRAS, dove comunque faremo qualcosa di molto molto importante. Simona, ti ringrazio. Io sono il nome mio e ne sarò lieta, sicuramente ne sarà lieto anche Piero di farvi di aprire le porte dei nostri centri a te e ai tuoi telespettatori. Va bene Simona, ti saluto, perché come si sa dire si è fatta una certa e abbiamo bisogno anche noi del vostro recupero e dello ciao a tutti, ci sentiamo a breve, ok? Ciao, ciao Simona, ciao. Radio K presenta in esclusiva Appuntamento con la medicina. Incontro settimanale con i maggiori esperti del settore per conoscere ed approfondire cure e rimedi. Appuntamento con la medicina. Tutti i mercoledì alle 19.30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio K. Appuntamento con la medicina. Seguici, ti aspettiamo con un like.